della necessità di fare blindo sul fenomeno mafioso e devo dire che stanno funzionando. Per esempio, noi in città abbiamo anche dei cantieri bloccati per delle interdittive fatte dalla prefettura, ne abbiamo diversi da questo punto di vista. Che significa che i controlli delle forze dell'ordine, della magistratura, delle prefetture funzionano. O poi dobbiamo evitare di dire, ah, siccome c'è la mafia, allora non facciamo, perché molto spesso lo vedo che viene utilizzato anche come tema. E ho sentito tirar fuori questo tema per la nostra vicenda del rigassificatore, l'ho sentito tirar fuori sulla questione del ponte sullo stretto. Beh, uno lì può essere d'accordo o non essere d'accordo sul farlo o sul non farlo. Però dire poi ci mette le mani la mafia, allora se ragioniamo in questi termini non andiamo da nessuno. Noi la mafia, poiché siamo, mi pare, universalmente convinti come popolo siciliano e ne abbiamo dato dimostrazione anche con uomini che hanno pagato prezzi altissimi, il Falcone, il Borsellino, il Livatino che è della nostra provincia, tante forze dell'ordine, sacerdoti, qualche politico anche, giornalisti. E siccome siamo universalmente convinti che fa schifo e dobbiamo far di tutto perché questo venga messo all'angolo, come? Con le tante cose che si stanno facendo, l'assalto ai patrimoni dei mafiosi, sterilizzando l'acqua dentro la quale trovano nutrimento. E se riusciamo a fare questo, è evidente che questa attività di infiltrazione sarà sempre, diciamo, meno efficace. Ci sono delle tecniche che, qui ad esempio nel comune, volute dal sindaco, ad esempio ogni gara d'appalto, cioè, intanto ci sono le firme, i protocolli d'intesa con la prefettura, con la questura, ogni gara d'appalto quando si aprono le Sì, buste, chiaro. eccetera, è presente la Presidiato dalle squadra mobile, forze cioè quindi dell'ordine, anche tutto guardia è di seguito finanza. dalla A alla Z, cioè, sto spiegando io, ma dico, Sì, vabbè, io cioè, volevo sì. dare elementi, volevo essere Ecco, generico, no, però no, questo questo. per dire, cioè, in modo che ci sia un minimo non un minimo, ci sia un buon controllo su tutto l'apparato. Per grazia di Dio abbiamo avuto, diciamo, questa collaborazione è stata attiva e questa è una provincia dove è stato fatto tanto da questo punto di vista da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. E ogni tanto bloccano, c'è qualche problema, non so, e quindi Certo, vengono bloccati quando ci sì. sono i protocolli non sono rispettati per come sono stati scritti da parte delle imprese esecutrici. Quindi anche lì poi l'impresa esecutrice è evidente, se questi controlli sono rigidi come fino a questo momento sembra che stia accadendo, è evidente che tra gli imprenditori, tra loro stessi, ci sarà un'operazione emarginazione. Perché sai che altrimenti mandi Ti a gambe bloccano, all'aria la esatto, tua azienda sì. e quindi hai più interesse a stare, a comprendere da che parte devi stare. Certo, se fai un consorzio e ti consorzi con un'azienda che già è, e poi ti presenti a una gara, Allora, se sai vuoi già che vieni rischiare di sotto. perdere il Già che la perdi, lavoro, accomodati pure, altrimenti certo. stai dalla parte dello Stato e rispetti E la legge. rispetto.